Il Sud chiama e il Nord risponde. È bello vedere tante realtà civiche, locali, regionali, che poi si uniscono in un grande contenitore, tra virgolette, civico nazionale, il progetto Libertà. Ho al mio fianco Popolo Veneto con Vito Comencini e ho il rappresentante del Rassemblement Valdôtain. Allora, cosa significa dire no alla partitocrazia? Cosa significa dire no ai sistemi, alle coalizioni incancrenite del Paese Italia per una proposta diversa? Oggi si riafferma un'Europa dei popoli, un'Europa un'Italia dei popoli, un'Italia che guarda le istanze delle amministrazioni locali, dei cittadini e quindi di tutte le realtà anche regionali, locali, che hanno bisogno di portare avanti le vere istanze della gente che sono state tradite sia dallo Stato centrale di Roma, che non ha mai fatto una vera riforma federalista, un vero Stato federale, con un Senato federale, con tutta una struttura adeguata e giusta, e contro un'Europa anch'essa centralista, anch'essa distante dai reali problemi dei cittadini, ma spesso addirittura anche contro gli interessi dei cittadini, contro le istanze della nostra gente. E passiamo a Rassemblement Valdôtain, dalle piramidi, per così dire, dal profondo sud al profondo nord, una Italia diversa che non piega la testa, dalla lontana Sicilia alla lontana Valle d'Aosta, uniti però dalla vicinanza dei cuori, dalla vicinanza di un grido di libertà. Ma allora, intanto l'Italia si assomiglia molto tutta, l'Italia delle piccole realtà soffre in modo uguale, la Valle d'Aosta ha goduto e gode di un'autonomia speciale che le ha permesso di vivere in modo un po' più agevole anche a livello finanziario e tutta una serie di situazioni. In questi anni i soldi incominciano a mancare e le idee soprattutto. Noi siamo un piccolo partito autonomista che è nato dall'unione, dalla volontà di alcuni autonomisti convinti di fare però azioni pragmatiche, questa di fare una lista collegata con quella di Cateno De Luca e di Roberto Castelli è un primo passo che dimostra questa necessità anche di unirsi, di unire gli intenti. Anche perché la divisione non porta a nulla, la divisione farebbe soltanto il gioco della partitocrazia e di Roma ladrona. Certo, di quella mentalità che pensa che siano uguali le realtà, che non lo sono, mentre sono uguali i problemi della montagna, i problemi dei piccoli allevatori, dei piccoli agricoltori, sono uguali dappertutto, sono appiattiti da leggi che arrivano da lontano, da regolamenti, da indicazioni, da direttive che nulla hanno a che vedere con le problematiche che sul campo incontrano tutti i giorni queste persone.